questa bellissima manifestazione che vede coinvolta ancora una volta il coro dell'Avis, diretto ovviamente dal maestro Nilla Papadopoli. Allora, prima di cominciare a presentare quello che sarà il concerto, io voglio subito invitare Don Franco a raggiungermi, ovviamente per spendere due parole per quanto riguarda, facciamo la fine, Don Franco, non c'è problema. Allora, a questo punto andiamo avanti e comincio subito con augurarvi ovviamente buone palme a tutti. Io mi auguro che questa giornata sia passata in serenità per tutti quanti voi, e questo è un concerto targato Avis, è l'ennesima iniziativa Avis che, come sapete, come al solito, sono finalizzate a un unico grande scopo, quello della donazione del sangue, perché donando sangue si salvano vite, sono gesti nobili che salvano la vita, quindi è un gesto bellissimo che vi invito a fare, anche perché è stato dimostrato scientificamente che va bene anche al donatore. Quindi facciamoci del bene facendo del bene e salvando delle vite. Chiamo subito anche a me il presidente dell'Avis, Paolo De Liso. Grazie a tutti, grazie a Giulia Felix, al maestro Nilla Papadopoli. È una tradizione questa ormai, l'Avis offre la cittadinanza in occasione della Santa Pasqua, proprio perché è un gesto che appunto, la Santa Pasqua richiama il sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo, che è stato il massimo del sacrificio, e quindi che si sposa benissimo con il gesto della donazione del sangue, quale atto d'amore verso i fratelli bisognosi. Quindi approfittiamo di questo periodo per appunto sensibilizzare ancora di più a riflettere sull'aiutare l'altro, sul mondo del volontariato, e aiutare chi purtroppo non è fortunato per lui. Don Franco. Sì, ho cambiato idea. Allora, voi ringraziate me per l'accoglienza, io ringrazio voi perché offrite alla comunità un momento di spiritualità, di meditazione, di elevazione spirituale, che ci fa bene staccare la spina, perché siamo troppo presi dalle cose orizzontali. Abbiamo bisogno di salire per recuperare il nostro equilibrio umano e spirituale. Grazie e complimenti per quello che fate. Grazie Don Franco, grazie a Paolo De Liso. Ovviamente vi ricordiamo quelle che sono le iniziative Avis per quanto riguarda le donazioni, ci sono manifesti un po' dappertutto, quindi non avete scuse, dovete donare, perché dovete salvare tanti, dovete essere eroi per caso. A questo punto cominciamo con la serata, il clou della serata, che è questo concerto bellissimo, questo concerto che è una meditazione, vuole spingere alla meditazione. Io presento subito quella che sarà la voce narrante durante il concerto, Antonio Panzini. E allora a questo punto cominciamo anche a delineare quello che sarà il... anzi, non lo facciamo di volta in volta, cominciamo a presentare il primo canto, che è fatto da quattro solisti. Quattro... Allora, cominciamo con... Antonio. Perfetto. Domenica delle Palme. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, che secondo la profezia di Zaccaria, seduto su un puledro d'asina, entrò a Gerusalemme, mentre la folla gli veniva incontro con rami di palma nelle mani. Thank you.
Allora, grazie ovviamente, complimenti al volo a Puglia Felix dell'Avis. E allora a questo punto cominciamo con quattro tenori, anzi quattro solisti, scusa. Giambattista Quarto, basso, un applauso per lui. Francesco Di Palma, baritono. Abbiamo un problema tecnico-organizzativo che non è semplice, e Antonio Palattini che deve andare a parlare, poi lo spiegheremo, ma anche in Italia. Non è colpa di Patrizio Crisanti, al quale fate un no. Era la preparazione della Pasqua ed era la nona sesta. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Allora essi gridarono: toglilo di mezzo, crocifiggilo. Pilato disse loro: crocifiggere il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Pilato, vedendo che non teneva nulla, ma che si sollevava un punto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Pilato, volendo soddisfare la folla, decise che fosse fatto quello che loro davano. Allora egli liberò loro Barabba, liberò colui che era stato messo in prigione per sommosso omicidio e che essi avevano richiesto, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso, e dopo averlo scritto, lo spogliarono del manto di porpora, lo rivestirono i suoi abiti e lo condussero fuori per crocifiggerlo. Thank you.
Lo seguiva il gran folla di popolo di donne che facevano cordoglio e lamento per lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: figli di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stessi e per i vostri figli, perché ecco, vengono i giorni in cui si dirà: beati e servi, i grembi che non hanno partorito e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadeteci addosso, e ai colli: coprimici, perché se fanno questo la migliorerebbe, che cosa avrà fatto al secolo? Ora, altri due malfattori erano condotti per essere messi a morte insieme a lui. A questo punto chiamo quattro solisti. Giambattista Acquatico, basso. Francesco Di Palma, manipolo. Ivan Bonzante, tenore.